Oggi vi propongo gli spaghetti alla moechara. Come farli? Adesso vi faccio vedere da me. Gli spaghetti alla moechara non sono altro che una carbonara e al posto di avere il guanciale ha le moeche. Cosa sono le moeche? Sono dei granchi che perdono la muta soprattutto nel periodo primaverile e autunnale. La ricetta delle moeche solitamente è quella di prendere la moeca, di infarinarla e friggerla, oppure la seconda opzione è quella di metterla su dell'uovo sbattuto. Queste moeche assorbono l'uovo e quindi poi vengono fritte e vengono fuori una cosa meravigliosa. E con questa ricetta ho voluto riprendere il discorso della carbonara, fare uno spaghetto cremoso con del formaggio grattugiato e dell'uovo e poi dargli la giusta sapidità e mineralità con le moeche, che spadellate diventano belle croccanti, però rimangono morbide all'interno e soprattutto molto molto succulente. Il procedimento naturalmente è come la carbonara, quindi prenderemo le uova, le mettiamo all'interno di una boule, ripeto, per porzione, quindi mettiamo un uovo e mettiamo anche un tuorlo. Inseriamo poi il nostro formaggio grana, a piacere naturalmente, possiamo aggiungere parmigiano, stravecchio, grana padano, trentin grana. Mettiamo poi una bella macinata di pepe, prendiamo una frustina e iniziamo a frustare. Più la frustate, più monta e più spumosa sarà la cremetta. Naturalmente dipende anche da quanto grandi sono le uova, quindi può essere che la crema sia più liquida perché l'uovo è più grande, se invece l'uovo è più piccolino la crema rimane più densa, diciamo. Casomai, se per caso vedete che l'uovo, la crema è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua di cottura. In questo caso la crema è abbastanza liquida, però per farvi vedere aggiungo giusto un mestolino di acqua. L'acqua naturalmente della pentola dove poi andrò a cucinare la pasta, quindi vedete è bella liquidina. A questo punto prendiamo le nostre bellissime moeche, padella sul fuoco, un goccino d'olio d'oliva, lo facciamo scaldare, tagliamo in quattro pezzi le nostre moeche e aggiungiamo le nostre moeche. Le facciamo rosolare per bene, le nostre moeche sono ben cotte, belle rosolate, goccino di brandy e le mettiamo su un piattino a parte. La padella qua non va assolutamente lavata. Vuoi non fare un assaggio a qualità? Mamma mia! L'acqua è bella bollente, aggiungiamo il nostro sale. A questo punto aggiungiamo i nostri spaghetti. Sicuramente ci sarà qualcuno che dirà che 100 grammi li utilizza solamente per sentire se la pasta è pronta. Però è anche vero che se uno si mangia l'antipasto o un secondo, 100 grammi vanno benissimo. Poi se uno si vuole mangiare 200, 300, 400 grammi, basta solamente che li moltiplichi per 2, 3, 4, via dicendo, ok? Qui manca veramente 2 minuti, li spostiamo dal fuoco, li mettiamo sul padellino. E giù tutta la crema. Macinate di pepe fresco. Li avvolgiamo con l'aiuto del mestolo. Prendiamo la nostra crema e la mettiamo sopra gli spaghetti. Bene ragazzi, i nostri spaghetti alla moechara sono pronti, quindi non ci tocca che assaggiarli. Gli spaghetti sono cremosissimi. C'è questa leggera croccantezza data dalla moecca e poi tutto il gusto intenso del mare. Veramente un piatto eccellente. So che le moeche sono costose, ma questo piatto lo dovete assolutamente provare. Massa bon!